Faccio una premessa perché nella mia vita non ho mai fatto una scelta a danno della mia terra, neppure oggi. Vabbè, ma questa è la mia opinione, non la vostra. È la mia coscienza, non la vostra. E ognuno ha la sua coscienza. E io la mia, da uomo di montagna. È chiaro? Benissimo. Allora, la mia è che anche oggi faccio gli interessi della montagna. Bravo, bene. Secondo, vi chiedo più rispetto per i professionisti che questa sera hanno portato il loro contributo. Ci vuole un po' più di rispetto, un po' più di ascolto. Anche per il cittadino. Un po' più di ascolto. Anche per i cittadini. Con me potete rispondere finché volete, non è un problema. Non è assolutamente un problema, tranquillo, perché io incontro un sacco di gente che difende tutto Paolo, soprattutto la ginecologia eccetera, e poi non è mai venuto a partorire qua, ma è venuto a partorire qua, no, tutti mi dicono ah bisogna tenere eccetera, dove hai partorito? A Modena, dove hai partorito? A Scandiano, dove hai partorito? E allora perché non siete voi? No ragazzi, è molto più complicata perché è una scelta molto personale, molto difficile. Molto difficile. Io devo. Mia moglie ne ha partorito una Pavulo, l'altra ha partorito a Modena, ma sono scelte molto difficili. Molto difficili. Non è che uno va lì così, dipende da mille fattori, dipende dal suo medico, dipende da mille cose. Infine il tema della viabilità. Mi ha chiesto la viabilità? Non so la viabilità. Allora, sulla viabilità abbiamo lavorato insieme al comune e abbiamo al Carraio una risposta. Sui Carrai abbiamo deciso. Dopo un lungo lavoro che era stato portato avanti già dall'amministrazione precedente, poi concluso con un lavoro adesso, 5,4 milioni di euro per un intervento per superare il Carrai. Quindi è un lavoro estremamente importante che diventa riferimento per la comunità. Lo rivendichiamo tutti perché ci abbiamo lavorato tutti. E credo che questo sia un fatto estremamente importante.